Ciao, si dice quando. No, nel senso che noi abbiamo trovato, ho fatto il provino, quando abbiamo fatto il provino, insomma, abbiamo trovato una chiave, interpretativa del personaggio pugliese, questo accento abbastanza marcato. Poi, una volta trovati questi elementi, io poi sono stato spettatore durante le riprese, nel senso che io, cioè, stare su set di Sorrentino è un'esperienza comunque molto interessante, cioè, giravamo sempre con molte macchine, insomma, c'era un sacco di cose che succedevano intorno. Ho rischiato anche la pelle una volta volando giù da un cammello, ci è mancato poco. Qui, no, è stata un'esperienza per me formidabile e basta, e sono felice che Paolo mi abbia dato questa opportunità. Ciao, no, buongiorno a tutti. Allora, che dire, sarò brevissima e niente, è stata un'esperienza magnifica. Io ringrazio Paolo con tutto il mio cuore, fuori proprio, per avermi completamente trasformata. Tant'è che io quando vedo il film, l'ho visto più volte, non mi riconosco. E lo dico in maniera estremamente positiva. È stata un'esperienza, un viaggio indimenticabile. E per tutto il film mi rendevo conto di dov'ero e la sensazione era quella di non voler rovinare la scena, cioè più che volerci essere era andare in punta di piedi e dire dove mi posso mettere per non rovinare nulla. E niente, basta, basta così. Grazie Paolo. Ok, io sono emozionatissima. Non ho avuto molte esperienze fino ad ora, questa è stata l'esperienza più importante per me. E ritrovarmi in una macchina così grande che andava ad una velocità assurda, io ho cercato di sostenere questo ritmo velocissimo, cercando di dedicare tutto il mio tempo allo studio, cercando di studiare tantissimo il personaggio, di approfondire. Stella è una ragazza giovane e fondamentalmente è riuscita, nonostante la sua tenera età, a dire no. Non so, per il resto passo la palla. Salve. Per me come attore è stata un'occasione di un bellissimo gioco, non necessariamente sempre giocoso, quello di reimmaginare e reincarnare un'epoca, un contesto epocale nel quale, tutto sommato, siamo stati immersi un po' tutti, volenti o nolenti, ma siamo riusciti ad avere comunque sempre solo l'acqua che è arrivata più o meno fino al collo, mai oltre, anche se con molti momenti indubbiamente irrespirabili. Allora, siamo arrivati alla fine di questo incontro.